Domenica sulle strade siciliane due persone hanno perso la vita. Il primo incidente è avvenuto nel Trapanese, dove a morire è stato un muratore di 56 anni, Giacomo Oddo di Valderice. Si trovava in sella ad una Suzuki sulla statale 187 all'altezza di Balata di Baida, una frazione di Castellammare del Golfo, e nel primo pomeriggio. In fase di sorpasso è finito contro un'auto che procedeva in senso opposto. La dinamica dell'incidente è adesso al vaglio di carabinieri e polizia. Intorno alle 17 un secondo incidente, questa volta nel Palermitano, che ha coinvolto un'auto e una moto. Una donna di 30 anni, Antonella Simonetta Scandariato, è morta a causa dello scontro tra la moto sulla quale era a bordo e un'auto BMW, avvenuto nella fase di sorpasso sulla strada 285 che collega Termini Imerese a Caccamo. Nell'impatto, non distante dallo svincolo dell'autostrada Palermo-Catania, la giovane ha fatto un volo di 10 metri ed è finita contro il guardrail, morendo sul colpo. Illeso il giovane che viaggiava con lei. I rilievi sull'incidente sono stati eseguiti dai vigili urbani di Termini Imerese. Sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.